Dal Vangelo di Luca. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa giornata, festa della Santa Famiglia, vi raggiunge dalla chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Castelfrentano. Siamo di fronte a una capanna che riproduce la Natività e quindi la Santa Famiglia di Nazaret, Maria, Giuseppe e Gesù, il bambino. E poi avrete l'occasione di vedere una serie di presepi per una mostra che è stata organizzata qui in parrocchia. Una mostra di presepi che dà serenità al cuore e che ci ricorda una cosa fondamentale, come ci diceva colui che cura questa mostra, e cioè le varie ambientazioni del presepe ci ricordano che Gesù viene in mezzo a noi, che Gesù viene nel mondo, sulla terra, per tutta l'umanità, in qualunque situazione e in qualunque circostanza essa si possa trovare. Quest'anno, in occasione di questa festa della Santa Famiglia, leggiamo il Vangelo di Gesù che si smarrisce fra i dottori del Tempio quando al Tempio viene condotto compiendo i suoi 12 anni. Noi immaginiamo che nessun genitore di oggi lascerebbe un ragazzo di 12 anni da solo, ma nell'antichità 12 anni per gli ebrei era un po' come i nostri 18 anni, era il passaggio nell'età dei grandi, nell'età degli adulti, nell'età della responsabilità. A 12 anni, infatti, si diventava figli del precetto. Il padre diceva: «Mio figlio da adesso è responsabile delle sue azioni, del suo comportamento e anche della sua fede». Si recano al Tempio di Gerusalemme Maria e Giuseppe con Gesù secondo la tradizione, come di consuetudine. Lo sappiamo, Giuseppe era un uomo giusto, Maria era una donna devota e come ogni pio ebreo, ogni anno si recavano in pellegrinaggio al Tempio, perché il Tempio e Gerusalemme era il cuore della fede degli ebrei. Il Tempio e Gerusalemme garantivano la presenza di Dio in mezzo a loro, la sua protezione, la sua benedizione. E i Salmi, questo ce lo raccontano quando ci dicono che gli occhi degli ebrei che salivano verso Gerusalemme scintillavano di gioia al vedere le mura della città e soprattutto a vedere il Tempio. E i loro piedi correvano più veloci verso il Tempio e i loro ginocchi si piegavano davanti al Signore presente nel Tempio.
Gesù, a dire il vero, aveva già conosciuto il Tempio quando era piccolissimo, a 40 giorni di vita, quando ancora una volta, secondo quello che chiedeva la legge, Giuseppe e Maria lo presentarono a Gesù. E in un qualche modo adesso Dio pretende questo figlio che gli era stato presentato, lo vuole per sé, e quindi possiamo derubricare questo fatto come una scappatella di un adolescente che vuole la sua autonomia rispetto ai suoi genitori e come una trascuratezza dei genitori nei confronti di un figlio perché per un giorno intero non si accorgono della sua assenza. Quello che Gesù fa a 12 anni è una cosa voluta, è una cosa che rappresenta la sua missione: essere nelle cose del Padre, vivere nella volontà del Padre. Per questo era venuto nel mondo. Ecco, io vengo, Padre, per fare la tua volontà. E questo comincia a fare. Ascolta i dottori della legge e pone domande ai dottori della legge. E i dottori erano meravigliati, erano stupiti della sua sapienza, che certamente era una qualità insita in Gesù, ma che era stata anche sollecitata dall'educazione che Giuseppe e Maria gli avevano impartito. Questo ci ricorda quanto sia importante la dimensione familiare nell'educazione dei figli. Come Giuseppe e Maria non delegarono l'educazione di Gesù ai dottori del Tempio o ai responsabili delle sinagoghe, così noi non dobbiamo delegare né alla scuola, né alla società, né alla Chiesa l'educazione dei nostri figli. Dobbiamo farcene carico, anche perché alla fine dell'episodio che oggi il Vangelo ci racconta, Gesù lascia i dottori della legge e torna a Nazareth con Giuseppe e Maria, i dottori della vita, gli insegnanti della vita. Gesù ha più da imparare dai suoi genitori che non dai dottori nel Tempio. Certo, tutto quello che accade, Giuseppe e Maria non lo capiscono, come anch'io e anche voi tante cose non le capiamo quando accadono, ma dobbiamo prendere esempio da Giuseppe e Maria, soprattutto da Maria, che custodisce nel cuore tutti gli episodi, tutto ciò che succede. È come se li mettesse in una cartella, così come noi facciamo nei nostri computer per poterci tornare. E il titolo di questa cartella potrebbe essere «Io mi affido». Quello che lei non capiva non lo rifiutava, ma lo accoglieva e lo accettava perché era la volontà del Signore. E lei al Signore si affidava e lei del Signore aveva fiducia. Facciamo anche noi così, fratelli e sorelle, affidiamoci al Signore e fidiamoci di Lui. Certo, questo episodio deve essere davvero importante nell'economia della storia della salvezza, nella storia di Gesù, nella storia del cristianesimo, perché fra Gesù che nasce e Gesù che poi ritroviamo a 30 anni vicino al Giordano per farsi battezzare da Giovanni e poi in predicazione per la Galilea e per la Giudea e quindi durante quella che noi chiamiamo la Settimana Santa, nel suo ingresso a Gerusalemme, nella sua passione, nella sua morte, nella sua risurrezione, è l'unico episodio che noi conosciamo. Davvero fa da spartiacque. Finisce l'epoca dell'infanzia, comincia l'epoca dell'età adulta. Gesù non è più bambino, comincia ad entrare nel mondo dei grandi e ci entra facendo la volontà del Padre. E questo insegna anche a me e anche a voi, fare la volontà del Padre, mostrare a tutti ciò che il Padre vuole, perché ciò che Dio vuole per ciascuno di noi è il meglio per ciascuno di noi.
come già ci siamo detti il giorno di Natale, Gesù con la sua vita dirada le tenebre e accende una luce forte sulla nostra esistenza, accende una luce sulla identità di Dio che ci mostra con il volto di padre, il cuore di madre, e accende una luce sull'identità dell'uomo che ci mostra come figlio amato da Dio Padre, come fratello in Cristo di tutti gli uomini e di tutte le donne che esistono. Questa rivelazione che Gesù ci fa ci ricorda di mettere Dio al primo posto, oserei dire in pole position nella nostra vita, e di costruire la nostra esistenza, le nostre famiglie, la nostra società intorno a Dio, intorno a Gesù. Perché chiunque segue Gesù, l'uomo perfetto, si fa anche lui più uomo. Chiunque costruisce la sua famiglia e l'intera società insieme con il Signore la costruisce come civiltà dell'amore, secondo le parole che San Paolo VI ci ha lasciato. Ancora auguri per questo tempo del Natale a tutti voi e auguri per un sereno 2023 ormai alle porte.